Ciao Jaguari, benvenuti in questo nuovo video. Io mi trovo a Serle perché oggi è il 24 giugno, è sabato, e sono venuto qua per fare il terzo appuntamento di tecnica che appunto prevedeva il mio programma scuola di quest'anno. Alle riprese c'è anche oggi il Bazza e è venuto anche Ale per fare qualche clip con la GoPro, come è venuto anche a Recuaro. E che dire, sono gasatissimo, come mi affaccio davanti alla pista ogni volta qui a Serle rimango senza parole, perché la pista mi piace da sempre, venivo spesso ad allenarmi, ma in più mi rendo conto ogni volta di quanta tecnica contenga questo tracciato. Al momento il terreno è un po' secco, ma più tardi forse Dante gli darà un po' d'acqua, quindi non ci preoccupiamo. La giornata oggi è calda, difatti dovrò cercare un attimino di istruire i miei allievi a ripararsi dal caldo e ad adottare le giuste precauzioni per questo periodo. E niente, adesso andiamo a fare un sopralluogo della pista e poi ci prepariamo. Devo cercare di rimanere concentrato perché sono qua con Baza e Ale che continuano a farmi ridere, però è bello anche per questo, le nostre giornate sono speciali. Allora, la pista qui a Serle si divide, diciamo, in due, cioè la parte bassa e la parte alta, che è quello che riguarda un po' il boschetto. E questa parte che sta filmando il Bazza è una parte di sali e scendi con dei muri dove che appunto si atterra e si affrontano le frenate, perché dopo ci sono delle curve a gomito che ci riportano nella parte alta. E è una zona tecnica che mi interessa, ma non ho ancora deciso. Comunque una cosa bella che io ho sempre amato di questo sport e questa disciplina è anche il giro a piedi. Il giro a piedi lungo la pista secondo me è sacro, è proprio una cosa che fa parte di noi piloti e va mantenuta nel tempo. A piedi si vedono cose che mentre si va in moto si trascurano, o comunque si vedono con un'altra prospettiva. Sicuramente un settore potrebbe essere questo, che l'avevo fatto anche durante un training con voi, con i Jaguari, e questa è secondo me una zona molto molto tecnica, e questa S qua interpretarla, diciamo, con le giuste cognizioni non è da tutti, quindi questo potrebbe essere il primo settore che andremo a fare. In più abbiamo anche un po' di ombra dove fermarci, evitando, diciamo, il caldo sopra la testa. Questa è la zona, il settore della pista, diciamo, che si è mantenuto tale da non so quanti anni, da quando io ero piccolo che ho visto per la prima volta la pista. E questo è il salitone che la caratterizza, e ogni volta che si parla di Serle viene in mente sempre il salitone lunghissimo, diciamo, e molto ripido. E il curvone dietro di te, Bazza, fallo vedere, è una mega parabolica dove è essenziale arrivare giù dalla discesa, fare una bella staccata, inserire la curva, farla scorrere e poi lanciarsi in salita con la giusta posizione in moto per guadagnare metri e andare su più veloci possibili. Oh! Questa potrebbe essere un'altra curva interessante che, diciamo, ci presenta doppia traiettoria, doppia alternativa. Abbiamo una sponda larga, mentre hanno ricavato anche una spondina all'interno per dividere le due traiettorie e quindi mettere un po' in difficoltà nella scelta i piloti. Andiamo a vedere gli altri. Là in fondo c'è la parte nuova della pista, che per i più anziani si ricorderanno che là una volta era paddock, mentre adesso c'è una bella curva, e una curva a gomito parecchio stretta, e anche là secondo me si può fare la differenza. Adesso voglio andare a vedere un po' come è messo il terreno, se c'è un canale o cosa presenta la curva oggi, e poi farò le scelte dovute, perché anche per oggi i settori saranno tre. Eccoci qua la curva in questione, e direi che è interessante anche questa, difatti l'ho già messa in programma per oggi. Un bel appoggino interno parecchio stretto, difatti bisognerà essere molto peculiari nel fare le cose fatte bene, e l'uscita è interpretabile in più modi, e difatti qua secondo me sarà mio compito quello di dare l'indirizzo giusto ai piloti per interpretarla nel modo migliore, perché
a seconda di come si uscirà dalla curva e a seconda della traiettoria, poi ne varrà senz'altro anche il seguito del finale della pista. Ok, allora, beh, innanzitutto buongiorno, io sono Lorenzo e qualcuno è già venuto, perché ad esempio Harald e anche Christian già sono venuti e li conosco. Difatti spero che adesso mi darete anche una mano, non faremo tutto come le altre volte nel briefing di spiegazione, ma cambierò un po', anche perché visto che siamo entrati, diciamo, nel clou della stagione, e vi darò due consigli anche per affrontare il caldo. E niente, in linea di massima a me piace sempre fare una presentazione, due parole all'inizio per capire un po' quello che andremo a fare anche durante la giornata. Fare un tratto di birilli dentro la pista, questo può comportare che magari ci siano anche altri ostacoli come i sassi o le buche, e questo è valido perché andiamo comunque ad incrementare il nostro livello di difficoltà. In più oggi ci sono anche quei due dossi che sfalsano un po' il piano e quindi diventano veramente interessanti. Yeah.
Ciao, sono Dante Ghisla, responsabile per l'MC Le Valli della pista di Serle. Il circuito da un paio d'anni, diciamo da post-Covid, si è fermato con le gare per motivi tecnici, però la pista ha la stessa manutenzione, stessi orari come sempre, martedì, giovedì, sabato dalle 12 alle 18, la domenica dalle 10 alle 17. Accesso a tutte le licenze, la pista diciamo non è proprio per le new entry, è un attimino da esperti, bisogna avere un pelo di gas, ecco, bisogna saperci andare, però la teniamo al meglio delle nostre possibilità per quanto ci è consentito. Abbiamo la fortuna nel periodo premondiale e anche nelle prime gare di avere sempre un bel giro di piloti del mondiale negli allenamenti e anche parecchi corsi con istruttori di livello, come ci capita oggi con la scuola di Lorenzo Pedri. Cos'altro dire? Vi aspettiamo volentieri, siamo aperti tutta estate, noi siamo qua, quando serve un colpo di telefono. Ciao! Siamo arrivati al termine anche di questo terzo corso di tecnica qui a Serle. È stata una giornata molto impegnativa, devo dire, soprattutto per il caldo che ci ha messo un pochino alle strette, un po' in difficoltà, però il programma era strutturato bene, quindi abbiamo fatto dei buoni recuperi e siamo stati parecchio tempo anche all'ombra, abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare in queste situazioni. I ragazzi si sono comportati direi egregiamente, anche perché c'erano dei ragazzi che erano davvero alle prime armi, da pochi mesi che avevano iniziato l'avventura del motocross, quindi per me è stato un onore oggi partecipare a dare loro delle indicazioni per crescere in questo sport. Devo ringraziare Dante che mi ha dato l'occasione appunto di venire su in questa pista, che io la ritengo una delle più belle qua in Lombardia, e quantomeno per imparare appunto la tecnica, perché non manca assolutamente niente. Sono contento, è stata una splendida giornata, portiamo a casa tutti quanti le ossa. Voglio ringraziare Ale e anche Baza che hanno fatto le riprese in tutta la giornata. E niente, io spero che vi sia piaciuto anche questo video, mi raccomando supportatemi con un like e se non siete ancora iscritti fatelo perché ne vale la pena. Ciao ragazzi! Volevo ringraziare anche mio papà perché tutte le volte viene via anche lui e si fa delle grandi sudate assieme a noi, quindi grazie anche al papà.